Domani ci sarà il vertice con il governo, come valuta la posizione della regione? Gravemente incoerente. Non si può svegliare solo ed esclusivamente nei momenti dell'emergenza, il più delle volte tra l'altro con delle proposte che si traducono solo nella richiesta di soldi. La Regione ha avuto la possibilità in questi 2 anni e mezzo di fare degli interventi. Quando abbiamo discusso la legge Mangiasuolo, anche se le hanno dato un altro nome, abbiamo spiegato le difficoltà che avrebbe procurato in termini di maggiore inquinamento, e quando abbiamo chiesto in quella legge che ci fossero degli interventi finalizzati a contenere il consumo di riscaldamento e a produrre efficientamento energetico, ci è stato spiegato che quella non era una priorità, è una priorità dei cittadini, e non facciamo conferenze stampa che aggiungono ulteriore fumo alla fumosità enorme che già attanaglia questa regione.